35 anni della tua storia professionale, ma quando pratichi la pesca in mare aperto? Allora, io praticamente ho cominciato ad andare al mare a 20 anni, 109 anni. E praticamente i miei genitori mi hanno sempre vietato di andare in mare, anzi non volevo neanche che scendevo in Giappone. Siamo sulla poppa, diciamo, e sarebbe il dietro della barca, dove quando salpiamo poi arriva la rete, su questo rullo qua, questo si chiama il rullo. Lateralmente abbiamo l'archetto, che sono due pezzi in acciaio dove passano i cavi di acciaio, e poi alla fine arrivano i divergenti, sarebbe l'attrezzatura che fa allargare la rete. Altro che yacht, ragazzi. Altro che barche da crociera e gommoni, qui si balla ogni secondo. Questa notte non ho chiuso occhio, non ho vomitato, ma sono stato male, male di brutto. È una vita dura affrontare il mare aperto e tutto quello che c'è intorno, oltre al duro lavoro, a tirare le reti, a selezionare il pesce, a lavarlo, a pulirlo. È incredibile, in questo momento ci sono solo due persone che stanno lavorando, Beniamino e Antonio.